scusate per il ritardo. Colpa mia. No, mia. No, non è vero, ho sbagliato io. Buongiorno a tutti, benvenuti a conferenza di vigilia di Mr. Tiago Motta. Come sempre chiedo di presentare voi la vostra testata, di fare solo una domanda a testa. Come d'abitudine iniziamo da Juventus.com. Mister, buongiorno. Sono qua. Buongiorno. Buongiorno. Andrea Pesenzoni, Juventus.com. La bella notte di Champions League è alle spalle, adesso si pensa a domani, che Juve-Napoli ci aspettiamo? Grande partita con giocatori forti nel campo, confrontarsi nel campo e vedere cosa possiamo fare domani con il nostro pubblico, affrontare la partita con, come sempre, con grande serietà, con grande responsabilità, rispettando l'avversario e giocare il nostro calcio e andare in avanti così. Buongiorno mister, Giovanni Albanese Sport Italia. Le chiedo di Gatti, se il problema alla caviglia è stato superato definitivamente, a disposizione o è da gestire? Grazie. Fede è a disposizione, non abbiamo solo Conceição, Francisco e Arek. Sono i due giocatori che non saranno disponibili domani, tutti gli altri disponibili con la possibilità di iniziare la partita. Fede ha svolto l'allenamento oggi bene e anche lui sarà nel gruppo. Buongiorno Giovanni Guadagna, Sky Sport. Lei fa l'allenatore da pochi anni, fino a poco tempo fa era calciatore ed è stato calciatore di Conte in quell'esperienza che tutti ricordiamo, quella degli europei del 2016. Le chiedo che ricordi ha di quel periodo del rapporto con Conte, se da allenatore ha portato con sé qualcosa del Conte allenatore che ha conosciuto in quel periodo. Grazie. Sì, è stato un grande piacere lavorare con Conte. Abbiamo fatto un europeo interessante, è uscito contro una grande squadra, una squadra forte in quel momento lì, e noi eravamo anche noi una grandissima squadra con dei giocatori importanti, giocatori forti che alla fine non abbiamo riuscito a raggiungere l'obiettivo, ma il rapporto con Conte è stato sempre fantastico. Buongiorno, Alessandra D'Angiola, Rai Sport. Quando si parla di Juve-Napoli si parla di una sfida che ha grande pressione. Le chiedo, dal suo punto di vista, quale delle due squadre ha addosso la pressione maggiore in questo momento, e siccome è stato un grande tema lo scorso anno, se anche secondo lei il Napoli senza coppe ha un vantaggio rispetto a voi? Chi lo sa, di là di essere vantaggio o no, è com'è. Lo sapevamo prima di iniziare la stagione così, il calendario è questo qua e andare ad affrontare partita a partita, e la prossima è contro il Napoli, una buona squadra. L'ho detto già prima e non lo dico solo oggi, che andiamo ad affrontarli, una squadra costruita per puntare allo scudetto. Poco tempo fa hanno vinto lo scudetto, poco tempo fa hanno espresso anche un calcio straordinario che mondialmente si parlava. Noi andare sulla nostra strada, migliorare, avere questa ambizione sana di migliorare sempre e domani fare una grande prestazione, sia per noi, per il nostro pubblico che sicuramente vendrà a sostenere la squadra e passare insieme una grande serata. Ciao, buongiorno, Massimiliano Rossi, Corriere della Sera. A Cagliari Lukaku ha ricevuto 21 passaggi progressivi, nettamente quello che ne ha presi di più, l'altro è Carascheia con 7, la metà da Lobotka. Non penso che ci vieni a spiegare i tuoi segreti qua, però ti chiedevo cosa si può fare o cosa non si deve fare contro il Napoli, che appoggia il gioco su Lukaku, e perdona la curiosità, che cosa noti sui tuoi foglietti? O c'hai argomenti che affrontiamo? Grazie. Tutto, un po' come voi. Avete i vostri appunti, le vostre cose, quando rispondo voi me lo chiedete sopra, hai risposto, hai detto, io faccio le stesse cose come voi, niente di che. Sul Napoli, noi lavorare da squadra sempre. Quando non abbiamo la palla, come abbiamo fatto, la generosità tra di noi, la solidarietà,
il blocco, quando andiamo a pressare, pressare bene insieme, quando dobbiamo ricompattarsi e essere un blocco solido, non creare tanti spazi tra le linee, dove giocatori come Caraschella, come altri che hanno in rosa, possono giocare perfettamente in quella zona, o se no trovare Lukaku che si appoggia tantissimo sull'ultimo difensore della squadra avversaria. Sappiamo e cercheremo sempre di portare la partita, come sempre, facendo il gioco che conviene a noi e non a loro. Ciao mister, buon pomeriggio. Tommaso Turci da Zone. Come si lavora su Dusan Vlahovic in questa stagione? Perché sembra quasi che lui debba crescere più che dal punto di vista tecnico, dove comunque migliorano tutti i giocatori, dal punto di vista emotivo, cioè sentire a volte meno anche la pressione di dover far gol. Come si migliora questa cosa? Questo fa parte della, quello che ho detto prima, l'ambizione sana di migliorarsi sempre, ma non è solo emotiva, è tutto. Alla fine Dusan può migliorare come io posso, come te, come tutti gli altri. Possiamo migliorare su tutto, non è solo emotivo. Il gioco non si risume a solo l'emotivo, si risume a tante cose insieme fatte bene per poter giocare bene, per far giocare bene la squadra. Dusan sta molto bene, molto bene. Parliamo tutti i giorni, lo vedo un ragazzo sorridente, disponibile, positivo. La ultima partita ha fatto un grande lavoro sia difensivo che offensivo. Creando anche situazioni per i compagni, perché i compagni possono andare a fare gol. Sono molto contento del suo lavoro, deve continuare così. Mister, buongiorno. Marco Baridon, Juventus News 24. Dopo la partita col PSV ha parlato di alcuni aspetti collettivi da migliorare. Le chiedo su quali ha lavorato maggiormente e quali vuole vedere già migliorati domani contro il Napoli. Tutto. Grazie. Ambizione, che ho detto, ambizione di essere un po' meglio sempre, di crescere, di avanzare, di affrontare la prossima partita con qualcosa in più, e è questo che cerchiamo, ma non solo io, tutti, ogni giorno vogliamo essere un qualcosa di, o vogliamo fare un qualcosa di meglio, e noi la stessa cosa. Buon pomeriggio mister, Simone Nasso, Oggi Sport Notizia. 22 dicembre 2021, espugna il Maradona con il risultato di 0-1 in quella che poi si rivelerà una sorta di sliding door della stagione dello Spezia e forse anche un po' del suo percorso. Le chiedo se, ripensando a quel giorno, il Napoli le scatena qualche emozione in più, e da Napoli a Napoli quanto è cambiato quel Thiago Motta da quello di oggi? Grazie. Oh, tanto, sono passati passato qualche giorno, ma normale che sia, si passa, si migliora, si cambia, è una evoluzione continua. In quel momento lì abbiamo fatto una partita molto interessante, perché ero io in difficoltà, eravamo in difficoltà come squadra in quel momento, e dopo quella vittoria è andato molto bene. Oggi ha cambiato tutto, sono l'allenatore di un'altra squadra, competeremo contro una squadra comunque forte come quella lì, e le affronteremo al massimo, come sempre, con grande rispetto, ma volendo mettere o imporre il gioco che sappiamo fare, che vogliamo fare, per avere un risultato positivo alla fine. Buongiorno mister, Filippo Cornacchia, La Gazzetta dello Sport. Oggi sono 100 giorni da quando ha firmato con la Juventus. Se oggi le mettessero un foglietto e le dicessimo: se firma adesso sicuramente vince 3 scudetti consecutivi come ha fatto Conte alla Juve nel suo primo ciclo, firmerebbe o ha l'ambizione, il sogno di vincere, di essere anche allenatore che vincerà qualcosa in Europa, e quindi non firmerebbe a priori? La prima cosa, non ho quel foglietto lì, quella è la prima cosa, ma anche se me lo porti non vale tanto, vuol dire che non ne penso neanche. Penso alla giornata di oggi, abbiamo fatto un grandissimo allenamento, abbiamo messo qualcosa in più per domani, passerò la mia giornata qua nel centro sportivo a preparare qualcosa per domani, anche per programmare un po' il futuro. Stasera ho la fortuna che arriverà la mia famiglia, è da un po' che non li vedo, vuol dire passerò la serata con le mie bambine, con la mia moglie,
riposarmi, concentrarmi ancora di più, affrontare la partita di domani al massimo. E questa è la mia vita, tutto quello che accadrà e arriverà. Sarò contento lo stesso perché mi impegno al massimo tutti i giorni e quella è la mia grande soddisfazione. Grazie. Buongiorno mister, Nicola Gallo, gruppo Mediapason. Volevo chiederle come stanno i ragazzi che giocano a centrocampo, dove è il reparto dove forse ha maggior abbondanza, visto che sono tutti abili e arruolabili. E se fin qua abbiamo visto sempre Locatelli, le altre sono girate soprattutto per motivazioni varie, se con questa abbondanza uno dei compiti degli allenatori al giorno d'oggi, quindi non solo suo, anche quello di tenere la motivazione alta e far capire ai ragazzi che arriverà il loro momento. Fa parte del mio lavoro sicuramente, fa parte del mio lavoro, tanti di loro, si stanno, tutti loro si stanno allenando molto bene, per la prossima partita metterò quelli che vedo che stanno meglio per affrontare la partita che, e gli altri continuare a lavorare. Ho detto già prima, per me ci sono i giocatori che giocheranno domani, quelli che giocheranno le prossime, vuol dire faccio molta più attenzione a quelli che giocheranno le prossime perché abbiamo bisogno di tutti, abbiamo tutti i giocatori forti, ognuno con la sua caratteristica e non lo dico per dirlo, sennò che abbiamo veramente bisogno di tutti, la stagione è lunghissima. E affrontano così nel modo che penso io, partita a partita, giocano quelli che devono giocare adesso, quelli altri giocheranno dopo e fa parte sì sicuramente del mio lavoro di quelli che magari lo vedo un po' così in un momento di alzare l'animo perché devono capire sicuramente che partecipando un minuto, 10, 15 o 90 possono fare la differenza, per le prossime partite potranno fare e dimostrare il loro valore e continuare così. Buongiorno mister, Guglielmo Buccheri alla Stampa. Ieri Conte si è soffermato su un aspetto, no? Con estrema chiarezza, dicendo che Juve e Napoli partono, diciamo, da due posizioni molto distanti, no? Riferendosi a quello che è stato il risultato l'anno scorso e tutto quello che poi ne è derivato. Ecco, lei mi sembra un po' risposto anche prima, collocando come valore assoluto il Napoli da scudetto, quindi immagino che non condivida questa riflessione su questa distanza di valori tra Juve e Napoli. Grazie. Non è una questione di condividere, no? È una questione di fatti, di realtà. Poco tempo fa il Napoli ha vinto lo scudetto, non mi ricordo con quanti punti, ma non solo lo ha vinto, sino come lo ha vinto, come sono andati a giocare in Europa e il calcio espresso da quelle squadre lì. Vuol dire, sono punti di vista, ma non è condividere o non condividere. Il mio punto di vista, ho risposto prima. Napoli veramente una squadra veramente forte, sì, e poi qualche cambiamento, ma questi cambiamenti per puntare allo scudetto questo anno, è normale che sia, e noi domani affronteremo e siamo consapevoli di affrontare una squadra forte dove noi daremo il nostro massimo per competere e fare un'ottima prestazione e avere il risultato positivo dalla nostra parte. Salve mister, Marco Lombardi, Calcio Napoli 24, salve. Cosa ne pensa dell'appello fatto da Conte sui falli sistematici su Kvaratskhelia a inizio partita da ex giocatore tecnico come lei, se pensa che magari anche con Yıldız accada questa cosa, dato che magari Kenan e Kvara possono essere un po' assimilati? Ma non lo so, io posso parlare dei miei ragazzi, degli altrui non mi permetterò mai di parlare, i miei ragazzi non vanno per fare falli, questo te lo assicuro io, sono ragazzi sani che vogliono giocare sempre al pallone. Un'altra cosa importante, i miei ragazzi non si buttano mai, stanno sempre in piedi, cercano di mantenersi e giocare a calcio, rispettare il gioco. Io parlo dei miei, tutto quello che sia gli altri non posso opinare, non posso esprimere. Allora se mi chiedi in un contesto generale, senza nominare, ho sempre difeso il gioco, vuol dire I falli pericolosi non va bene, perché vi ricordate un tempo fa, o tanto tempo fa, c'erano tante entrate pericolose dove si faceva anche più fatica da fischiare. Oggi non si vede perché c'è anche il VAR, vuol dire quello lo abbiamo risolto. Le perdite di tempo stiamo discutendo tra tutti come possiamo migliorare, e c'è l'altro aspetto che è le simulazioni, che lì
siamo passati all'altro estremo, siamo passati da un estremo di fare falli che non possono esistere nel calcio, a passare a un tempo dove il contatto, uno si rotola e fa del cinema e diventa una cosa troppo teatrale perché il pubblico possa anche vedere, ma questo non fa bene al gioco. Voglio dire, su queste cose qua stiamo sicuramente tra tutti lavorando per rispettare il gioco e perché lo spettacolo sia un spettacolo che possa essere visto bene da parte di tutti, sia il pubblico che vendrà domani al campo perché vogliono vedere gioco, vogliono vedere contatti, vogliono vedere calcio, ma anche le persone che rimangono a casa a vedere in televisione, vogliono vedere il gioco, vogliono vedere i giocatori che vanno veramente a giocare a calcio, al pallone, senza fargli pericolosi perché mettiamo in rischio la salute dei giocatori, senza simulazioni, senza perdite di tempo, e questo si vedrà un bel spettacolo. Buongiorno mister, Lorenzo Bertolucci della Rai, TGR Piemonte. Ultime due di campionato, Roma e Empoli, sono arrivati due pareggi e forse la Juve avrebbe voluto e potuto ottenere qualcosa di più. La Juve, dico, sì, avrebbe voluto ottenere qualcosa di più in questo caso, affrontando il Napoli, sarebbe contento a priori di un pareggio? Tutte supposizioni che non accadranno, perché non abbiamo vinto, abbiamo fatto due pareggi contro delle squadre diverse. A Empoli è stata una partita, a Roma è stata completamente un'altra, domani sicuramente sarà un'altra, e noi, come sempre, rispettando l'avversario, ma al massimo per fare una grande prestazione e portare la partita della nostra parte. Buongiorno, Emanuele Gamba, Repubblica. Vorrei un attimo tornare su Conte, perché prima ha risposto ma non del tutto. Il collega le ha chiesto cosa lei ha preso, se ha preso qualcosa da Conte nel suo mestiere di allenatore. Poi volevo chiederle se si sente più simile o più diverso da Conte come allenatore o come persona. Come persona parlo anche della, non della vostra vita privata, ma della gestione dei rapporti con la squadra. Tutti siamo diversi. Guarda, tutti siamo diversi, ma vedo che vedo che in questo momento sei troppo concentrato su me, Conte. Domani si gioca Juventus-Napoli. Alla fine i protagonisti, come sempre, saranno questi grandi giocatori che andranno in campo a fare il loro lavoro, e sperando che i nostri fanno e dimostrano il loro valore come sempre, rispettando il gioco, dando il massimo e portando la partita dove conviene a noi per avere più probabilità di avere un risultato positivo. Tutto il resto conta pochissimo. Ultime tre domande, grazie. Daniele Galosso, Tutto Sport. Le chiedo, domani sfiderà il Napoli per la prima volta da allenatore della Juventus. Negli ultimi due anni c'è stata la possibilità che accadesse il contrario, quindi che sfidasse la Juventus da allenatore del Napoli? No. Grazie. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Tornando al calcio, la Juve di oggi si può permettere di far giocare contemporaneamente Douglas Luiz e Koen Miners? Grazie. Tutto è possibile. Tutto è possibile, tutto è possibile, soprattutto trattandosi di giocatori forti, tutto è possibile. Vedremo domani se inizieremo così o anche durante la gara giocare in questo modo, ma tutto è possibile. Buongiorno mister, Alberto Maro del Messaggero. Io le chiedo se la sorpresa, l'esonero di De Rossi, e se vista la grande amicizia che avete, l'ha sentito, ho avuto modo di sentirlo via messaggio o al telefono negli ultimi giorni. Grazie. Sì, mi ha sorpreso moltissimo e gli ho mandato un messaggio che ovviamente resterà tra di noi. Grazie a tutti e a domani. Grazie. Scusatemi il ritardo oggi.